Salve cari amici, oggi 4 marzo 2018, questa è la seconda edizione della nostra rassegna stampa, la rassegna stampa che è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Iniziamo subito con gli argomenti di questa edizione. Morto per infarto a 31 anni a Storica, il capitano della Fiorentina, è stata rinviata per tutta la giornata di Serie A. Il capitano della Fiorentina, Davide Astori, è morto nella notte stroncata da un arresto cardiocircolatorio. 31 anni, capitano della Fiorentina e difensore della nazionale. Al momento del decesso, Astori si trovava nell'albergo di Morè in ritiro insieme con la squadra in vista della partita appunto di oggi con l'Udinese. Quasi 300 partite in Serie A con le maglie di Cagliari, Roma e Fiorentina, Astori aveva collezionato anche 14 presenze in nazionale, segnando anche un gol contro l'Uruguay. Confermata la notizia che il capitano della Fiorentina dormiva in camera da solo nell'albergo, l'albergo là di Morè, appunto. Salto di roccia fatale, snowboarder muore sulle Alpi piemontesi. Appunto, uno snowboarder è morto oggi in un incidente avvenuto sulle Alpi delle Pontine nel Verbano, Piemonte Nord. L'uomo è precipitato da un salto di roccia durante una discesa in fuoripista in località San Domenico di Varzo. Levis userà i laser al posto degli operai per rifinire i blue jeans. I robot ruberanno il posto agli operai? La domanda è sempre più frequente tra chi analizza le dinamiche economiche e sociali. Molte volte le risposte si polarizzano. Chi crede ciecamente che ci saranno nuovi stuoli di disoccupati, chi vede nel progresso tecnologico un carro già in corsa sul quale saltare al più presto. Difficilmente si solleva lo sguardo per analizzare da una prospettiva più ampia la epocale transizione che il modello produttivo sta affrontando, ricordando che non è certo la prima e probabilmente non sarà l'ultima. Intanto in azienda le cose si muovono in fretta. Cari amici, il progresso può essere buono o cattivo, dipende da noi, da come lo utilizziamo. Purtroppo nei paesi capitalisti il progresso lo fanno diventare sempre una cosa cattiva. Gli svizzeri votano contro l'abolizione del canone, la TV di Stato è salva. Quindi gli svizzeri preferiscono pagare il canone e continuare ad avere la televisione di Stato. Gli elvetici hanno respinto in un referendum la proposta di cancellare il canone per i servizi pubblici audiovisivi, secondo le prime proiezioni pubblicate dopo la chiusura dei 16, appunto alle ore 12 e 12 italiane. E quindi anche lì ci vogliono una TV di Stato, ma ce l'hanno un po', comunque è un po' diversa dalla nostra. La nostra è una TV di Stato, paghiamo il canone, dove si fanno un sacco di soldi anche con le pubblicità, ed è una televisione commerciale, quindi non è tanto TV di Stato quello italiano. Ecco, cerchiamo di capire, analizzate bene il problema, cari amici che mi ascoltate. Secondo l'istituto di sondaggio GFS.Bern, ha votato contro la misura appunto di questo sondaggio il 71% degli elettori, cioè il margine d'errore comunque del 3%. Per l'emittente RTS, nel cantone di Zurigo il no ha superato il 70%, in quello di Ginevra è vicino al 75%. Quindi insomma, si vede che gli svizzeri vogliono la TV di Stato, vogliono pagare il canone e avere una TV di Stato, ma una TV di Stato seria, no, come la nostra. La vita di Francesca Postina in funivia. Qui, se non passo, si preoccupano, dice. Del suo lavoro le piace soprattutto la dimensione umana. Per dire, al mio onomastico una signora mi ha aspettata a casa soltanto per farmi gli auguri e io non avevo nemmeno un pacco da consegnarle. Avrei potuto lasciare la posta nella cassetta delle lettere, ha detto. Quel giorno ero pure in ritardo di 3 ore. Naturalmente non arriva sempre fuori tempo massimo, anzi, anche in questi giorni arriva in funivia come sempre, con il suo bel sorriso e qualche strato di indumenti sotto la giacchetta fosforescente d'ordinanza. Per sopravvivere mi vesto a cipolla, dice. Appunto, il racconto è divertita Francesca Chiabotto, così si chiama la postina, lontana parente della più famosa Cristina. E dice: i nostri nonni erano cugini, quindi la parentela non si calcola neppure. L'ho vista solo una volta nella vita.
e Postina di Chamois, 70 famiglie, un centinaio di abitanti, a quota 1815 metri. Il comune più alto della Val d'Aosta è uno dei più alti d'Italia. Cara Postina, sono un po' invidioso del tuo lavoro perché sono un amante della montagna, quindi so benissimo cos'è, significa stare lontano dalla gente, perché la gente tradisce. Bene, con questo è tutto, cari amici, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV, quindi buon proseguimento con la programmazione.